Salve ragazzi, qui è Delta 28 e siamo su un video dedicato alla Capcom. Soprattutto se vedete stesso Resident Evil 6, faccio vedere immagini di video di Resident Evil 6 con tante mod, quindi buona visione. Intanto vi parlo della Capcom in generale e quello che forse potrebbe fare in futuro e quello che ha confermato a noi fan di Resident Evil e della Capcom in generale. Allora, per prima cosa, Resident Evil 8, l'ottavo capitolo, l'hanno confermato e sono molto curioso, però la mia domanda è questa: come sarà la dinamica? Sarà come Resident Evil 6, il 7? Non si sa, si deve sapere. Certamente non vi spaventate se sarà come un settimo capitolo, come il sesto capitolo, perché comunque l'andamento ormai di Resident Evil siamo arrivati a questi livelli, non sarà mai più un Resident Evil come i classici. Ecco perché, secondo me, a Capcom giustamente dice: vi ho proposto il nuovo remake di Resident Evil 2 proprio per riaccontentare i vecchi fan di una volta e far rivedere la nuova generazione come erano i giochi di una volta di Resident Evil. Stessa cosa. È stato confermato pure il remake di Resident Evil Nemesis, quindi assolutamente una soddisfazione, una goduria per no tutti i vecchi fan, quindi ancora più ansia e sarà veramente uno spettacolo quel gioco. E infatti ho dedicato una mod in questo caso, in questa scena, eccola qui, con Nemesis che segue Jill e io sono, vabbè, uno dell'Umbrella, ma solo proprio perché io la immagino così Resident Evil Nemesis. Poco ma sicuro. Detto questo, il remake, quindi se ne parlerà tra un bel po' di annucci, però non sappiamo, ripeto, quando sarà fatto il remake di Resident Evil, appunto Nemesis, non si saprà quando uscirà Resident Evil 8 e non sappiamo quando effettivamente usciranno. Che cosa faranno in futuro la Capcom? Sappiamo soltanto che la Capcom si è solo mostrata a tematica Resident Evil, però non ha detto nulla su Street Fighter V e né su Marvel vs Capcom, cosa che sono molto curiosa a dire il vero, perché Marvel vs Capcom si gira solo voci che l'ultimo capitolo, quello là infinito, praticamente dovrebbe diventare Resident Evil Marvel vs Capcom 4, però non si sa nulla, vabbè, del tipo ok. No, sul serio. E quindi non ci sono news o che se faranno questo upgrade di Marvel vs Capcom Infinito o che sarà, se ci sarà invece un nuovo capitolo. Stessa cosa vale per Street Fighter V, che praticamente tutti non sanno se sarà un season pass, un nuovo season pass, se ci sarà di altri personaggi combattenti di Street Fighters o se no. O se ne parla, o se no fanno finalmente il sesto capitolo. Non si sa, non si sa proprio nulla. Io, onestamente parlando, vorrei un Dino Crisis, un remake di un Dino Crisis, perché molta nuova generazione non sa neanche che cosa sia. Ed è un peccato, perché sarebbe praticamente un Resident Evil con dinosauri, ma è uno spettacolo, soprattutto perché è la stessa casa sviluppatrice della Capcom, quindi. Infatti la dinamica è la stessa dei vecchi Resident Evil, soltanto che ci sono i dinosauri, e i dinosauri non sono zombie, che è del tipo: ah, l'hai visto? Dispari. No, no, là ti one shot, one kill praticamente, quindi devi proprio. È una dinamica molto più particolare. Oltre a questo, tornando a noi, un'altra cosa, non so se potranno fare dei nuovi futuri spin-off, perché come chi ha giocato già Resident Evil, quindi posso già dirlo, cioè il remake, hanno fatto pure la versione survival della run con Hank, scusatemi, l'unico superstite dell'Umbrella della squadra Alpha. Quindi chissà, potrebbe essere molto interessante come cosa, che ne dite? Quello sarebbe effettivamente una bella co una di cosa interessante, avere un capitolo dedicato a una versione dell'Umbrella, ma fatta bene, non parlo della versione, che ne so, dell'Operation Raccoon City, che tutti un po' l'hanno schifato, però non era malvagio, però potevano fare anche qualcosa di meglio, eh. Stessa cosa, vabbè, poi c'è stato quello là, Umbrella Corps, che ha fatto uno schifo di successo, infatti me lo voglio scaricare, me lo voglio comprare quel capitolo. Oltre a questo, posso anche dire che
che al di là quel capitolo che non è stato un gran successo a tema Umbrella, chissà magari lo riproporranno con Hank e la sua squadra Alpha, sempre uno spin-off un po' prima di quello che è successo col dottore, sapete, anche se non credo, considerando anche il fatto che si vede molto in Resident Evil 2 la situazione come è andata, quindi si chiuderebbe forse anche un occhio. Io spero soltanto che l'ottavo non sarà una sottospecie con combattimenti del a corpo a corpo, come si vede spesso poi nelle immagini di Resident Evil 6, nei video dove fanno John Cena e spaccano i culi che poi giustamente non sono più zombie ma sono diventati creature umane infette, cosa che pure è giusto, però ripeto, vediamo come si evolve questo futuro capitolo di Resident Evil 6 e 8, in un momento di defiance, e io sono curioso pure quali personaggi ci sarà. Io spero Jill, per un semplice motivo: Jill si è visto solo nel 5, la usi solo in un DLC o in un momento, insomma, ed è un peccato, non la usi poi come personaggio di una storia. Se ci fate caso, è soltanto nell'1, nel 3 e leggermente nel 5, poi da lì in poi ci compare, è un po' brutto. Infatti nel 7 me l'aspettavo, invece non l'hanno messa nemmeno, anzi hanno rimesso Chris, hanno proposto, che poi giustamente nel 6 hanno messo un sacco di personaggi, mi aspettavo anche Jill, niente. Quindi spero che nell'8 metteranno Jill e magari anche Claire, sarebbe fantastico, non lo so, possono mettere qualcosa, io sono curioso dei personaggi che possono mettere, poi non lo so. Beh, detto questo vi saluto, sicuramente vi saluto perché ora il video è finito palesemente e ci sentiamo nei futuri video del mio canale. Non so che cosa porterò, quindi saranno a sorpresa.